Windows 11 ormai è in giro da un bel po' e se inizialmente aveva dei limiti e dei problemini, adesso la situazione è nettamente migliorata, ma come la tradizione insegna, su Windows si può sempre fare meglio. Quindi oggi andiamo a vedere qualche app e qualche trucchetto da avere assolutamente per sfruttare al meglio Windows 11 e di conseguenza anche le vostre macchine. Allora ragazzi, se questo video vi piace lasciate un like e fatemelo sapere nei commenti in modo che trasformiamo magari questo video qui in una serie per sistemi operativi, quindi app, trucchi, consigli per macOS, Windows, Chrome OS e perché no anche Linux. Però solitamente questo tipo di video sono solo per utenti esperti, in questo caso voglio fare qualcosa di diverso. Quindi procederò con app, trucchi, consigli con un ordine crescente di difficoltà, partendo da qualcosa di basic veramente per tutti fino a concludersi con qualcosa di un pochetto più completo, quindi guardate il video fino alla fine. Ma prima di partire ovviamente per un video Windows vi servirà una chiave di Windows e chi meglio del nostro sponsor di oggi. Mr. Key Shop è uno store dove potete acquistare le chiavi ufficiali di Windows ma anche quelle Office, VPN, antivirus e Windows Server. Le licenze sono originali, garantite e con prezzi scontati fino al 70%. Le licenze inoltre hanno anche una durata a vita, quindi possono essere utilizzate anche se si cambia build o se si acquista un nuovo PC. Questa è la più grande differenza delle licenze a basso costo che vanno ricomprate. Il servizio clienti offre assistenza gratuita pre e post vendita, sia in italiano che in inglese, oltre alla garanzia soddisfatti o rimborsati. I metodi di pagamento sono sicuri, tracciati e certificati, da PayPal ad Amazon Pay, passando per tutte le carte. Le chiavi vengono immediatamente consegnate via mail dopo l'acquisto insieme a istruzioni chiare per il download, l'installazione e l'attivazione, rendendo Mr. Key Shop un'azienda eco-friendly che non causa inquinamento per il trasporto e l'imballaggio dei prodotti fisici. Trovate maggiori informazioni su Mr. Key Shop in descrizione e se volete altri pareri su Trustpilot trovate oltre 2000 review con un rating di 4.9 su 5. Partiamo con qualcosa veramente per tutti, spesso e volentieri a PC si perde tantissimo tempo per cercare quell'impostazione, quell'app, quel sottomenu, quando in realtà tantissimi non sanno che con una semplice scorciatoia da tastiera si può risparmiare tantissimo tempo. Ora vi do qualche combinazione da tastiera veramente basica che vi faranno risparmiare però un bel po' di tempo e fare delle operazioni lampo. Voi nei commenti fatemi sapere se già le conoscevate oppure se ne conoscete altre. Una delle cose che più mi dà noia quando si utilizza il PC è posizionare il mouse nella barra di ricerca per iniziare a scrivere. Con la scorciatoia CTRL più E si aprirà automaticamente la ricerca nella maggior parte delle app o servizi che la ospitano. Ad esempio, siete nel file manager con CTRL più E, andrete a fare una ricerca del file desiderato. Siete nelle impostazioni con la scorciatoia, puntate direttamente alla ricerca ed ovviamente questo vale anche per le altre app di terze parti. Ma su Windows esistono tantissime scorciatoie. Per esempio, con la combinazione tasto Windows più E potete aprire direttamente il file manager e qui potrebbe tornare utile anche la scorciatoia per il pannello rapido di ancoraggio delle finestre che si attiva con Windows più Z. Oppure un'altra cosa utilissima per tutti è la cattura di una porzione di schermo al volo con Windows maiuscolo più S. Oppure diversamente con Windows più Alt più R potrete registrare lo schermo tramite Xbox Game Bar che vi ricordo si apre sempre con Windows più G. Ed ancora anche per l'emoji o GIF potete premere Windows più punto per aprire la finestra flottante oppure andare rapidamente alla cronologia degli appunti con Windows più V. Insomma, queste sono veramente delle combinazioni da tastiera molto molto basiche, molti di voi già le conosceranno, però per chi non è così tanto esperto, ecco, prenderci la mano, utilizzare queste scorciatoie e magari combinarle tra loro vi farà risparmiare un bel po' di tempo. Aumentando un filo il grado di complessità, quindi passando da semplici scorciatoie che sono comunque integrate nel sistema operativo a sempre uno strumento ufficiale da Microsoft, ora vi parlo di PowerToys, uno strumento super affidabile e super conosciuto nella community e che può essere veramente utile. PowerToys meriterebbe un video a parte perché è uno strumento potentissimo, sicuro e che ormai dovrebbe essere di default su Windows. Lo potete scaricare da Microsoft Store, ma vi voglio parlare di due opzioni molto utili. La prima sono le Fancy Zones, cioè una gestione ancora più avanzata delle
finestre di Windows 11, che già sono state migliorate parecchio, ma qui si arriva ad un livello di personalizzazione in grado di farvi sfruttare alla grande ogni singolo pixel del vostro display. È una gestione particolarmente utile quando avete già un workflow ben nodato, quando avete un set di programmi che aprite spesso, oppure quando avete un monitor di grandi dimensioni che volete gestire con una precisione millimetrica. Se vi ricordate, io alle mie spalle avevo un monitor ultra wide, ora sono passato a un formato un po' più classico perché vi farò vedere nei prossimi video, però quando avevo un formato ultra wide io con le Fancy Zone mi trovavo benissimo, avevo praticamente già tutto settato e risparmiavo tantissimo tempo nella gestione delle finestre. Se c'è una cosa che spesso invidio a macOS è la ricerca Spotlight, ed evidentemente anche in Microsoft non sono soddisfatti di quella integrata in Windows, ed è per questo che in PowerToys vi consiglio di attivare Run. Non è altro che una ricerca avanzata richiamabile tramite la combinazione di tasti che potete personalizzare, ma è molto molto più precisa della barra in basso di Windows 11, ed in più potete fare molto altro che una semplice ricerca andando a personalizzare in maniera profonda tutti i vari plugin integrati. State tranquilli, questa super ricerca non impatterà sulle prestazioni del vostro PC. Sempre rimanendo in tema di quello che ha già fatto Microsoft, voglio farvi notare ora una piccola modifica nel file manager che è arrivata negli ultimi aggiornamenti di Windows 11, ma che oggettivamente è passato un po' sotto banco, quando in realtà è molto interessante. Ora, se notate, c'è la possibilità di gestire le varie schede del file manager proprio come gestite, per esempio, le schede di Chrome, per farvi un esempio pratico. Possono essere riordinate, ma purtroppo non possono essere trascinate fuori per qualche strano motivo. Per creare un nuovo gruppo di schede c'è bisogno di andare sulla cartella interessata, tasto destro, e aprire una nuova finestra. In ogni caso la gestione è migliorata tantissimo e verrà migliorata ancora, ma rimanendo sempre con un occhio su macOS e la sua gestione delle anteprime veloci, vi consiglio di attivare la funzione Pick tramite PowerToys, che è davvero un salvavita per avere anteprime grandi senza dover aprire l'app foto di Windows, che non è proprio il massimo. Potete anche personalizzare la shortcut per l'anteprima rapida, sempre nelle impostazioni di PowerToys. Ed ora continuo, sempre restando con un tool veramente potente che Microsoft ha già in cantina e che praticamente non pubblicizza, secondo me erroneamente. Ecco, come da premessa nel video, ora siamo nella parte un pochetto più avanzata e vi voglio parlare di Winget, cioè il package manager di Windows 11. Ora provo a farla semplice a tutti. Facciamo che dovete scaricare un qualsiasi programma per Windows 11. Cosa fate? Aprite Chrome, oppure aprite Edge, andate su Google, cercate il programma, trovate un sito che è affidabile, chiudete tutti i banner, provate a scaricare la versione utile per il vostro sistema operativo tra le 100 milioni di versioni disponibili. Insomma, è un macello e spesso e volentieri un utente non troppo esperto o fa danni o scarica altre cose correlate rispetto al programma che gli servirebbe e basta. Insomma, è un'operazione macchinosa e legata al passato, e voi mi direte: Bern, ma c'è il nuovo Microsoft Store? Ed effettivamente avete ragione, ma resta lentino, non completissimo e nemmeno così ben integrato nel sistema. La soluzione c'è, è fatta in casa, si utilizza con PowerShell, basta aprire PowerShell e scrivere Winget. A questo punto avrete una lista di comandi su cosa può fare Winget. In parole povere, con il comando Winget install nome programma, Winget automaticamente cercherà il programma da noi desiderato e lo andrà ad installare. Vi faccio un esempio pratico con WinRAR. Io scriverò Winget install WinRAR, Winget mi restituirà la fonte, in un attimo mi scaricherà in maniera sicura il file e boom, in un attimo mi porta a casa WinRAR senza dover cercare su Google, fare tutto quel macello che vi dicevo prima. Poi con Winget list è possibile vedere tutto ciò che è installato sul PC ed anche la fonte, ma io lo trovo anche utilissimo per gli aggiornamenti con Winget update. Mi darà la lista degli aggiornamenti disponibili per le mie applicazioni, come per esempio nel mio caso per queste poche applicazioni, e se volessi aggiornare, per dire, hwinfo, andrei a dare il comando Winget update hwinfo. Altra cosa molto molto figa di Winget è la possibilità di fare import ed export della lista dei vari pacchetti installati su PC. È un'operazione particolarmente utile per chi vuole reinstallare Windows, vuole fare un'installazione fresca, pulita, senza fare magheggi strani. Se ne importa il file generato da Winget e lui praticamente in automatico andrà a riscaricare tutti i programmi che avevate sulla precedente installazione di Windows. È veramente utilissimo. Winget è uno strumento che io adoro, lo trovo super utile e probabilmente anche questo merita un video dedicato.
E parlando di nuove installazioni, come posso non citare il mitico tool di Chris dell'omonimo e famosissimo canale YouTube, che ovviamente vi lascio in descrizione, con il suo tool Windows Utility, che è praticamente lo strumento da avere se state facendo una nuova installazione pulita di Windows. Ecco, Windows Utility di Chris, che tra le altre cose è il tizio che vedete qui in basso a destra, è il primo tool di questo video che è di terze parti, ma potete stare tranquilli, è uno dei migliori tool più apprezzati dalla community. Resta più o meno sulla scia di Winget, quindi è un package manager dove poter installare a volo i programmi più famosi, ma è anche un ottimo strumento di debloat sia per desktop, mini PC e portatili. Ci sono tantissimi opzioni, tweak, personalizzazioni un po' per tutti i gusti. Nulla di troppo invasivo, nulla che può fare danni, ma è sempre meglio affidarsi al tool di Chris alla prima installazione di Windows, in modo da avere un bel sistema operativo libero da bloatware pronto per essere arricchito. Il tool di Chris è veramente potentissimo, come vi ho detto, è per utenti che già sanno che cosa vanno a toccare, ma secondo me ne vale la pena anche per gli utenti che non sono super esperti, anzi secondo me con indirizzandovi sulle impostazioni giuste è una cosa che sarebbe molto molto utile fare nelle nuove installazioni di Windows. Ma con questo vi ricollego, allora se il video vi piace lasciate un like, un commento qui in basso, trasformiamo questo video in una serie per sistemi operativi, quindi Windows, macOS, Chrome OS, Linux, ottimizzazioni, cosa fare appena installo questo, appena ho comprato questa macchina, che cosa mi serve, cosa non mi serve, fatemi sapere in basso che trasformiamo, vabbè, a me piacerebbe fare una serie su queste cose. E nulla, dai, anche per oggi è tutto, un saluto da Bernardo per tuttotech.net, ciao!